Benvenuti cari telespettatori del processo, sto dicendo, dell'antipatico. Dell'appendice del Sì. processo, no? E buonasera Salvatore, oggi Ciao. tanti temi da Ciao, ciao. trattare, una bella vittoria, finalmente è tornato il sorriso allo stadio, a Beh, casa dei tifosi, sì, Serafina, siamo io sono contenti. d'accordo con te su questo fatto qui, è tornato il sorriso, però ho l'impressione che abbiamo esagerato in critiche negative per quanto riguarda la partita con l'Inter. Ci sono partite, io ti ricordi che ti dicevo che sono segnate, quella con l'Inter potrebbe sembrare una partita di questo tipo qui, nel senso cioè che tutto faceva prevedere che noi potevamo pagare pedaggio, l'abbiamo pagato, ma eccoci qui, risorti, come più e meglio di prima. Le sei partite che all'andata ci diedero 3 punti le abbiamo affrontate in maniera completamente diversa, cioè ne abbiamo giocate tre. E abbiamo preso in queste 3 partite, aspetta, abbiamo fatto il pareggio con la Sampdoria, abbiamo battuto il Verona, ne abbiamo fatte quattro, Sì. abbiamo battuto il Verona e oggi abbiamo battuto il Napoli. 7 punti in 4 partite, quindi figurati un po'. Avevo una telefonata, pronto? 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 Sì, prego, buonasera. Prego. Buonasera. Sentite? Sì, penso. Sì, Sì, sentiamo benissimo. Pronto? Sì, noi la sentiamo. No, volevo dire questo, a parte la partita bellissima e tutto quanto. La mia telefonata, diciamo, il mio quesito è questo. Ma il prossimo anno, a me non è che mi dispiace il fatto che Dybala vada via, cioè nel senso che è un giocatore che magari mira più in alto ed è giusto che vada. La mia preoccupazione è, sapendo che Palermo in questo momento ha dei problemi a livello finanziario, così si dice. Se non riesce a colmare questi debiti, che Palermo sarà il prossimo anno? È quello che mi preoccupa, non è Sì. tanto il fatto che non ci sia Dybala, ma non c'è Dybala, non c'è Barreto, non c'è non so chi altro. Questi soldi Sì. da qualche parte poi debbono venire per colmare il debito. È vero, è verissimo, io sono d'accordo su questa preoccupazione generale. La squadra viaggia benissimo, Iachini ha fatto miracoli con una squadra di Serie B, addirittura depauperata rispetto all'anno scorso, e noi continuiamo a fare straordinariamente bene con i giocatori che abbiamo. Cambiano alcuni interpreti, è andato via Muñoz, continuiamo a giocare con giocatori che magari l'anno scorso erano riserve di quelli che erano della Serie B, e rifacciamo sempre bene, sempre bene. Allora, questo dovrebbe darci un po' di coraggio, però la situazione generale come l'affrontiamo? È chiaro che giocatori come Vasquez o giocatori come Dybala sono il pedaggio che dobbiamo pagare perché la società torni a pareggiare a determinate situazioni debitorie perché la società si metta in sesto e assieme a queste operazioni ovviamente un progetto finanziario che possa consentire alla Palermo poi di autogestirsi e di governarsi bene. Noi i giocatori più importanti prima o poi li perderemo, su questo non ci sono dubbi. Normale. La cosa che casomai può preoccupare un poco non è tanto quello che succederà l'anno 21, perché lo sappiamo tutti cosa succederà. Alcuni giocatori vanno via, altri li Sì. rimpiazziamo. Però il problema è quello che almeno cerchiamo di vendere bene i giocatori che andranno via. Questa è l'unica cosa Certo. su quale avremo un poco di avremmo un po' di Avremo. preoccupazione. Pronto. Buonasera, pronto. Ciao Serafina. Buonasera, Sono ciao. Carmelo, quello di poco fa. Cosa? E ti volevo dire che Palermo ha vinto meritatamente. E ho preso la schedina con il 3-1, ero quello di poco fa, Carmelo Guarracci. Ah, beh, siamo contenti per lui Bene. che abbia indovinato il risultato e che abbia indovinato questo 3-1. Io francamente l'avrei sbagliato, ma l'avrei sbagliato non per una sfiducia nei Arrivederci, confronti. buona serata. Grazie, Arrivederci. l'avrei sbagliato non per sfiducia nei confronti del Palermo, l'avrei sbagliato perché intanto sul Palermo non scommetterei mai perché il cuore mi Da dice sempre, tifoso. sì, mi dice sempre Palermo, quindi non lo vedo mai sconfitto. E poi perché obiettivamente la partita di oggi presentava delle insidie notevoli. Era Il Napoli difficile. era una delle formazioni più in forma del campionato, invece tutto è andato bene e il Palermo ha conquistato una straordinaria Palermo vittoria. aveva qualche giocatore importante che mancava. E noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità adesso. Sì, Siamo 15 secondi e torniamo torniamo qui, subito. certo. Yeah!
Allora, Salvatore, Iachini è come al solito l'uomo delle sorprese. Ha cambiato una Sì. squadra in una partita importantissima, Quaison del primo minuto, difesa a 4. Come al solito è riuscito nella sua impresa. Ecco, per esempio, questa è un'altra cosa da cuore, da emozione, perché io guardando la formazione del Napoli, guardando come gioca il Napoli e guardando le attenzioni che un allenatore deve dare a certi avversari, ero dell'idea che quando Iachini parlava di trasformare la squadra e di dare un assetto tattico diverso, che sul piano tattico lui aveva estremamente ragione. Però da un punto di vista poi personale, ritenevo che lui facesse fatica a cambiare una squadra che gli aveva dato tantissime soddisfazioni sia l'anno scorso che quest'anno, sempre alla stessa maniera. È vero che ogni tanto Iachini varia, è vero che ogni tanto il Palermo assumeva un atteggiamento tattico diverso, però una trasformazione del genere, francamente, non me l'aspettavo. Iachini ha sorpreso ancora una volta e ancora di più, perché è riuscito a dare a Palermo un colore diverso, perché ha messo in campo una squadra che nessuno si aspettava, perché ha dato fiducia a giocatori, noi pensavamo addirittura che non riuscisse a schierare determinate persone, determinati giocatori che non avevano fatto magari bene in precedenza, ha rispolverato Andelkovic nella migliore delle condizioni, ha fatto giocare Rispoli, ha recuperato Bolzoni, insomma, tante di quelle cose che solo un allenatore di campo, solo uno che conosce molto bene i suoi giocatori, sa prevedere e sa mettere poi in funzione. Lì Iachini ha sorpreso ancora una volta e secondo me questa è una stagione, questo è un campionato e questo è un momento che dobbiamo intestare non soltanto a giocatori bravi e professionali, ma soprattutto a un grande allenatore, un grande lavoratore come Iachini. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego. No, a parte la partita, diciamo che è stata bellissima e Palermo ha vinto con merito e tutto quanto, anche se chiaramente diciamo, la partita diciamo che si è svolta, cioè, la svolta vera l'ha dato il primo gol del Palermo, quasi regalato dal Napoli. Ma a parte questo, quello che volevo dire è questo qua, siccome lì alla sinistra della signorina vedo rivoluzione. Ma la rivoluzione è praticamente dettata anche dalle squalifiche e qualche infortunio, perché è chiaro che praticamente se non ci fossero state le squalifiche e qualche infortunio, rivoluzione forse non ce ne sarebbe stata, perché giocare con una difesa a 4 o con una difesa a 3 non cambia poi le cose. Il Palermo forse probabilmente avrebbe vinto lo stesso, questo non si può sapere, però io con questa rivoluzione non la vedo proprio. È Ma chiaro anche che forse Iachini in ha voluto campo. far giocare anche chi non gioca mai, appunto, con la scusa di questi infortuni e queste squalifiche. Tutto qui. Una cosa che voglio dire, prima di chiudere, è io farei giocare molto di più, darei più spazio a Quaison, credo che si chiami. Per me quello è un giocatore di classe, che può tranquillamente sostituire un domani se dovesse essere che Vasquez vada via, Quaison potrebbe essere il vice Vasquez tranquillamente. Quello me lo terrei come giocatore, No, la perché è un giocatore rivoluzione secondo me importantissimo per il Palermo. c'è stata, è come se non c'è stata, è una rivoluzione concettuale, è una rivoluzione di metodo, è una rivoluzione di ambientale anche, di gruppo, di spogliatoio, perché Iachini ha dimostrato con questa partita che lui dà spazio a chi merita, che lui non guarda in faccia a nessuno, che lui ha una visione delle cose che va al di là di quelli che possono essere gli stereotipi oppure gli schemi fissi. Lui ha cambiato in relazione a un avversario, primo segno di rivoluzione, tra virgolette, culturale. Poi ha messo dentro giocatori come Rispoli, che in teoria poteva anche. È arrivato Sì, due settimane fa, insomma, e quindi presto. poteva essere uno di quelli insospettabili per una partita del genere. E poi lo dice lui stesso, ha dato colore a uno come Quaison, che intanto ha voluto Iachini, che Iachini ha segnalato al Palermo dopo averlo visto in alcune partite, con alcuni DVD, e su quale ha lavorato per poterlo trasformare da centrocampista in attaccante.
Quindi queste sì che sono rivoluzioni, sono rivoluzioni tiepide, sono rivoluzioni che tu non avverti, sono rivoluzioni fatte attraverso un lavoro continuo, impostato bene, una programmazione. Ma è questa la vera, autentica rivoluzione del Palermo di Iachini. È una rivoluzione fatta di metodi di lavoro. Se il Palermo, nel senso che se Zamparini riesce a comprendere questa situazione qui, spero che non licenzierà Iachini nel momento in cui le cose non dovessero andare bene. Perché Iachini oggi è stata la salvezza del Palermo proprio con questo suo nuovo modo di lavorare e di produrre. Non si smentisce mai questo uomo. No, direi proprio di no. Sì. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Buonasera, sono Cesare, dottore Geraci. Oh, Buonasera, Cesare! Cesare. Buonasera, buonasera anche alla sua collaboratrice. Buonasera Cesare. Allora, che dobbiamo dire? Una partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Certo, la rivoluzione c'è stata ed è stata positiva. Questo fa capire che noi abbiamo giocatori non soltanto di Serie B, ma anche che possono giocare nella Serie Maggiore. È vero. Dico, quello che continua sempre a stupire è che non abbiamo mai quello che ci meritiamo da parte chi trasmette le partite, perché insomma veniamo calcolate sempre, cioè, quando vinciamo, vinciamo bene perché l'altra squadra, diciamo, non ha giocato bene, perché senza nessuno evidenziare che invece il Palermo è, secondo me, ritengo a dire, una delle squadre più forti del campionato di Serie A, perché se non avessimo perso i punti all'inizio del campionato, troveremmo a ridosso delle grandi. Vabbè, a parte questo, un gioco spettacolare, quel gol di rigore è stato favoloso, proprio, insomma, anche i cronisti stessi hanno detto di Champions, di Europa League a tutti gli effetti. I migliori per me tutti, a parte Dybala e Vasquez che si conoscono, peggiori nessuno. Il risultato poteva essere ancora più rotondo se Bolzoni non sbagliava quel gol. Io sono convinto che a Roma con la Lazio anche sarà una partita che giocherà molto sulla questione psicologica, perché questo caso del presidente Lotito sicuramente avrà una risonanza molto forte anche all'interno della squadra. Grazie e buona serata, dottor Geraci, a lei e al suo Grazie. regno. Grazie a Cesare. Per un attimo ho temuto che non telefonasse, perché di solito Anche io stavo preoccupando, è il primo a anch'io. presentarsi. Sì, è sempre lui puntuale, preciso nelle sue. Lui dice il Palermo è una delle squadre più forti del campionato. Io non arrivo ad azzardare questo. Mi piace di più la parola più divertenti del campionato, perché È vero. sul piano degli investimenti, sul piano ovviamente delle individualità, ci sono squadre come la Juventus, ci sono squadre come la Roma, come la Fiorentina, lo stesso Napoli, addirittura l'Inter che viaggia alle nostre spalle, quindi che hanno qualcosa in più. Però noi riusciamo a supplire con un'organizzazione, con una tenacia e con una consapevolezza che gli altri non hanno. Ecco, questo è il vero miracolo, questa è la vera rivoluzione di Iachini. Sì, infatti il Palermo è una squadra che ha un bel gioco, diverte, emoziona, non ti annoi, quando ti Sì, guardi non ti annoi. infatti io dico questo, che rispetto alla, diciamo, per essere grandi ci vuole anche cinismo e ci vuole anche sapere raccogliere nei momenti in cui non si produce. Il Palermo quando ha sbagliato una partita, quando non è stato per un momento all'altezza della situazione, o quando ha commesso qualche errore, ha sempre pagato dazio. Ecco perché non abbiamo gli stessi punti del Napoli, ecco perché non abbiamo gli stessi punti di qualche altra squadra che ci precede. Però sostanzialmente sono d'accordo con te, è una squadra che invece, da un punto di vista estetico, da un punto di vista di agonismo, da un punto di vista di tenacia e da un punto di vista di gioco, ci fa divertire e ci regala sempre emozioni. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, dottore Gerasi, ciao Serafina. Buonasera. Io volevo fare un appello a nome di tutti i tifosi a Zamparini. Io chiedo di non cedere Dybala, che è veramente un peccato. Ha delle giocate straordinarie. Cosa ne pensate? Oggi Dybala è stato straordinario, come sempre del resto, quest'anno ci ha abituato a un sacco di gol, ma oggi è stato, al di là dei gol, veramente utile, indispensabile e poi favoloso nelle sue giocate. Quindi la mia idea sarebbe quella di dire io ce l'ho e me lo tengo. Ma il problema lì è diverso, il problema è che tutti i giocatori hanno un contratto che
ha un inizio e un termine. Nel caso di Dybala il ragazzo va in scadenza di contratto nel 2016, cioè significa che alla fine di questa stagione ha ancora un anno con il Palermo, in teoria se il Palermo non lo cede, poi finito il contratto è libero di andarsene certo. dove vuole, come ha fatto praticamente Muñoz. Allora il Palermo si salvaguarda in questo senso, cioè nel momento in cui un calciatore come Cavani, come Pastore, come Toni, eccetera, pretende dal Palermo determinate cifre per quanto riguarda il suo ingaggio e il Palermo non gliele può dare, è chiaro che si mette nelle condizioni di doverlo cedere. E allora lì si fa presto a capire che ci sono giocatori che purtroppo non hanno futuro col Palermo, ma ce l'hanno nelle squadre top. Buon per loro e speriamo bene per il Palermo che possa ricavare grandi cifre. Ci sta, non puoi trattenerlo qui un giocatore di questo calibro. E se vuole andare via, certo se vuole andare via e vuole tantissimi soldi, no, non è possibile. E c'è una telefonata, Salvatore. Pronto? Pronto. Ah, questa è una telefonata però particolare, devo sì. dire la verità, perché ho già conosciuto il pronto, che è un pronto di grande attore, di un grande personaggio della televisione del cinema. Se non sbaglio, ma no, che come faccio allora, a sbagliare? Faccio io, chi parla? Ciao Tony Sperandier, buonasera. Buonasera. Ciao Tony, buonasera, un grande buonasera abbraccio. Devo dirti la verità che mi ha fatto un grandissimo piacere che tu ci segua in streaming e soprattutto che... No, io invece questa volta non sono su streaming perché non connette, però sì. vi ascolto. Oggi ci siamo sentiti. Sì, oggi ci siamo sentiti, mi hai mandato un messaggio che... mi ha messo in allarme perché tu praticamente temevi per Mazzoleni. Ho sbagliato tutto. Alla fine si è comportato. Vabbè, uno quando sbaglia. Io ho sbagliato tutto. Sono convinto che Mazzoleni, dopo quella cosa della Supercoppa con la Juventus, avrebbe dato una mano al Napoli. Invece ho sbagliato tutto. Però io se me lo consente ti ringrazio che mi dato la possibilità di parlare. Io devo dire, cioè, questo Palermo e gli Achini. Sì, l'abbiamo detto. Non c'è tutte queste polemiche, tutte queste cose. E gli Achini. Cioè, gli Achini è un grande perché. Allora, io non accetto che un Muñoz che ci ha fatto retrocedere assieme a Ilicic, ci ha fatto retrocedere, dopo che. Che è diventato un giocatore grazie agli Achini a punta di piedi. E adesso c'è tutta questa situazione di, per me se ne può andare anche Barrese, possono andare tutti. Cioè, ha ragione secondo me Zamparini, però è chiaro, cioè, oggi mi dicevano amici di Napoli mi chiamavano, ma tu pensi che tutta questa cosa che c'ha Zamparini con Dybala non giochi più, no Tony, scusa solo un attimo, tu sei un uomo di spettacolo, ti chiedo 15 secondi soltanto per mandare una pubblicità, ma resta in linea. Vai, proprio 15 secondi soltanto, la sentiamo insieme, gustiamoci questo messaggio pubblicitario e poi torniamo a parlare del Palermo. Benvenuti da Interlinea, qui a Partanna Mondello, grande convenienza. Il letto Elliot è impreziosito da Bottoni Swarovski, ha il box contenitore e costa solo 790 euro. È molto capiente la parete attrezzata in larice grigio e larice panna, qui costa solo 720 euro. Il salotto in pelle ecologica con poggiatesta reclinabili e letto estraibile, qui lo trovate a soli 895 euro. Interlinea, dal 1977, la qualità firmata Adile. Allora, stavo parlando un momentino con i ragazzi, caro Tony. Tony, io intanto ti volevo rispondere su una cosa. Hai ragione, perfettamente ragione, quando dici che questo è il Palermo di Iachini. Cioè il Palermo di una società che si affida a un grandissimo lavoratore, si affida a un allenatore che fa crescere i suoi giocatori, che recupera un valore come Vasquez che era gettato via, recupera un giocatore come Dybala, ma fa crescere anche giorno per giorno giocatori che si chiamano Bolzoni, che si chiamano Rispoli, che si chiamano Andelkovic. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo. Come sono d'accordo con te quando parli di Zamparini e dice quelle cose lì. Me le vuoi spiegare bene però? No, cioè io, tutti fanno il processo, anche la stampa nazionale fanno il processo a Zamparini. Allora, Zamparini, cioè, noi abbiamo il presidentissimo che era Renzo Barbera, però
se arrivavamo in Serie A e poi dopo saremmo un anno e poi ce ne andavamo. Da quando c'è Zamparini, il Palermo ha fatto 10 anni di Serie A, poi siamo retrocessi e subito siamo ritornati, grazie a Zamparini. Quindi dobbiamo smettere, guardate. Noi dobbiamo dire grazie che esiste Zamparini. Ho paura che quando Zamparini se ne andrà, allora io ti ho detto Monte Pellegrino, io lo chiamerei, lo stadio è dentro a Barbera, ma Monte Pellegrino, io lo chiamerei Monte Zamparini. Grazie Tony, sei stato come al solito gentilissimo, affettuoso, ti ringraziamo per questa telefonata, ringraziamo soltanto un uomo di spettacolo. E chiudo, Salvatore, chiudo. Sì. Siccome tu sono una penna a livello nazionale con il Corriere dello Sport, perché non vai a vedere tutti i punti che il Palermo ha perduto a Genova, a Torino, con l'Atalanta? Quest'anno noi saremmo terzi in classifica. Sì, tutto sì, qua. Ma... Sono d'accordissimo. Grazie agli Achini. Sono d'accordissimo, Tony. Un abbraccione grande. A te, a tutta la ovviamente relazione. Io che cosa vorrei dire approfittando ovviamente di questa bellissima introduzione di Tony, che lui ha perfettamente ragione quando parla di Zamparini in questi sì, termini. Sì. Cioè io non sono tra quelli che dice dobbiamo ringraziare, non è una questione di ringraziare o meno. Noi dobbiamo riconoscere il valore aggiunto che Zamparini ha portato al Palermo. Cioè Zamparini che cosa ha fatto? Zamparini ha trasformato una società da piccolissima, in società da Serie A. E questo è un merito indiscutibile. Ha avuto le sue disavventure, le ha pagate ed è riemerso. Quindi complimenti a lui. Tanto di cappello, è giusto che sia così. Poi è chiaro che... se Zamparini riuscisse a fare un campionato a livello di Inter o di Milan, non quelli attuali ovviamente, sì. Juventus eccetera, e noi saremmo ebri di felicità, ma insomma non è questo, parliamo di una sua dimensione ed è giusto che la rispetti. Alessandro, vorrei sapere se sono uscite le prime dichiarazioni. Salvatore? Eccomi. Sì, sono uscite le prime dichiarazioni, hai l'imbarazzo della scelta, perché puoi scegliere tra le parole dei Rigoni, Vasquez o Iachini. Ma cominciamo con Iachini, che mi intriga tantissimo. Cominciamo dall'alto allora. Sì. Quindi Iachini dice, oggi abbiamo interpretato una partita ottimamente, sul cambio di modulo era l'unico modulo che potevo utilizzare per fermare due centrocampisti del Napoli, che sono bravissimi a verticalizzare. Sì. Poi ha detto... che Zamparini ha detto che Dybala è circondato dai precari, spiega un po' la situazione. L'importante è che il ragazzo sia concentrato come lo è stato oggi. Voglio fare i miei complimenti a Barreto, che oggi è sceso in campo pur non stando benissimo, a dimostrazione del fatto che il gruppo viene prima di tutto. Ha detto una cosa importantissima Iachini, abbiamo una telefonata. Sì, Serafina, ascoltiamo il telespettatore, poi ritorniamo da Alessandro che ci sta leggendo una pagina importantissima della partita di oggi. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, prego. Intanto poco fa diciamo sono passato un attimo sul Rai 2 a vedere le immagini della partita, perché la partita non l'avevo vista, e lì c'è scritto anziché Benitez, Malitez, cioè nel senso che ha fatto tutto male il allenatore del Napoli. E questo è il messaggio che più mi ha colpito. Poi parlavano molto bene del Palermo, c'era il signor Di Marzio si chiama, che ha detto che praticamente il Palermo ha stracciato il Napoli. Allora, quindi questo lo dico io praticamente, sono altri commenti che penso vi facciano piacere. Io dico che se... anche a me. Però quello che volevo dire sì. È questo, volevo parlare un attimino di un'altra cosa. Io ho notato che Iachini sì... è un allenatore che con l'organico che ha sta facendo più di quanto sarebbe possibile fare, diciamo, perché avere il Palermo di fare settimo in classifica, anche se domani debbono giocare, è già qualcosa di stratosferico, possiamo usare questo termine. Certo. Però io volevo dire questo, se malaguratamente... Io non voglio essere l'orcello del malaugurio, per carità, perché tutti ora mi guarderanno male, però se dovesse saltare qualche partita Dybala, lei pensa che solo con Belotti potremmo giocare allo stesso modo?
Ok, allora la prima parte, il fatto di Benitez diventato Malitez è tutto merito del Palermo, hanno infatti, ragione sì. I critici che hanno elogiato il Palermo, che ha fatto una grandissima partita. Per quanto riguarda la seconda situazione, se la Juve dovesse perdere Tevez, perderebbe un giocatore straordinario. Se dovesse farsi male Pogba, non penso che troverebbe un altro giocatore uguale da poter sostituire. Ci sono giocatori che sono unici e rari, unici perché non ce ne sono altri, e rari perché è difficile sostituirli. Però anche questo era il nostro discorso su Maresca. Se il Palermo perde Maresca, ha perso un punto di riferimento, non può giocare bene, bla 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 bla. Poi invece Maresca si è infortunato e il Palermo ha reso ugualmente bene. No, io sono convinto che Belotti, intanto c'è, sì, Belotti non ha un grande parco di attaccanti il Palermo, su questo sono d'accordo con il telespettatore, ma lì non è che il problema è quello di trovare un altro Dybala, sarebbe impossibile, ma quello di fare una campagna acquisti confacente a quelle che sono le ambizioni della squadra. E lì il discorso tornerebbe indietro, perché abbiamo preso due giocatori come McKinnock e Joao Silva, che francamente non hanno portato un grande contributo al Palermo. Lì avessimo preso due attaccanti di altro spessore, oggi questi problemi non li faremmo. Abbiamo però messo in campo fra i titolari oggi Bentivegna, almeno fra quelli che sono andati in panchina. Bentivegna sarà uno che potrà darci una mano nel futuro, speriamo di farne diventare un giocatore importante. Alessandro, allora eravamo a Iachini, le cose più importanti di Iachini, poi andiamo a Vasquez. Allora, sempre riguardo la partita, sì. Ha detto: i miei ragazzi hanno offerto sempre buone prestazioni fino a questo momento. Oggi dovevamo fare una partita perfetta contro un Napoli fortissimo. Siamo riusciti a interpretare ottimamente il match. Beh, lui lo dice sempre la partita perfetta. È una sua frase questa, dice, per battere una partita perfetta. La verità è che il Palermo di partite perfette ne ha fatte più di una. Sì. Niente, e poi diceva riguardo il modulo che ha utilizzato, che sì? Ha cambiato lo schema tattico, dice che lavoriamo di settimana in settimana proprio per proporre qualcosa di diverso. Volevamo aggredire forte i loro centrocampisti centrali, cercando di limitare anche gli esterni, che nell'uno contro l'uno sono micidiali. Ci è riuscito benissimo, è stato veramente uno stratega incredibile, ed è qui l'altro miracolo di Iachini, quello di preparare le partite alla perfezione. Ragazzi, noi ci troviamo di fronte ad un allenatore che è stato troppo sottovalutato, che hanno considerato addirittura inadatto alla Serie A, uh-huh. E che invece ora si sta mangiando un bel, come si dice? Una bella fetta di carne, sì, sconfessando un po' tutti quelli che l'avevano criticato prima. Vasquez? Allora, Vasquez invece dice che oggi la partita perfetta, voglio portare in alto il Palermo. E un'altra cosa sarebbe che Palermo, godiamoci questo momento. Sì, insomma, Vasquez dice delle cose molto pacato, mentre è Rigoni quello che esce un po' più fuori, diciamo, dagli schemi. Vediamo che dice. Anche perché ha segnato, quindi giustamente dice: Palermo non è solamente Dybala, Vasquez, siamo un gruppo compatto di uomini motivati. Ha ragione, però, sai, e lui lo dice dal suo pulpito. Ed è uno che ha fatto tanti di quei gol che non aveva mai fatto in vita sua, nella sua carriera. Però dice una cosa giustissima, perché se tu pensi il valore di Andelkovic, il valore di altri giocatori che come Rispoli o Daprelà la scorsa settimana o Quaison, Ciocev, entrano e giocano tutti bene, quindi tu non puoi dire che è solo un elemento. Certo, Vasquez e Dybala hanno qualcosa in più, ma senza gli altri che tirano la carretta e che portano avanti con un contributo importante la squadra. Prendi oggi Barreto, che pur non stando bene, avendo l'influenza, ha giocato al massimo del suo rendimento. Sai, insomma, c'è veramente da congratularsi con questo gruppo. Ma di Malitez e dei suoi ha parlato nessuno? No, ancora no. Allora, Salvatore, abbiamo una telefonata. Sì. Però io prima faccio un attimo aspettare il telespettatore per 15 secondi, diamo la pubblicità e torniamo subito. Sì. Scegli l'offerta che fa per te. Solo al Mercatone della Ceramica puoi avere un bagno completo con sanitari, piatto doccia, mobile, rivestimenti, pavimenti, accessori, doccia, insomma, tutto quello che serve. A soli 699 euro, 599 euro oppure 499 euro. Scegli l'offerta che fa per te e realizza un bagno completo al prezzo che vuoi. Chiama adesso o vieni a trovarci. L'offerta è fino ad esaurimento delle scorte. Il Mercatone della Ceramica. Ben trovata. Convenienza. Allora,
Prendiamo subito la telefonata. Pronto? Pronto? Salve, buonasera. Prego. Buonasera. Senta, io volevo ricollegarmi un attimino alla telefonata che aveva fatto il signor Cesare, mi pare che si chiama così. Sì. Quando ha detto che il Palermo è una delle squadre più forti del campionato. E il signor Cesare ci ha detto, dice, la squadra invece che fa divertire di più, magari non è tra le più forti. Io invece do ragione al signor Cesare, perché? Perché se questa squadra, una squadra che fa divertire, va bene, d'accordo. Però, se noi guardiamo bene la classifica e poniamo il Palermo praticamente insieme a tutte queste altre colosse del campionato, perché praticamente il Milan, l'Inter, la Lazio, la Roma e tutto quanto, se noi andiamo a vedere i risultati, cioè voglio dire i risultati, i giocatori che ha il Palermo nei confronti di queste colosse, chiamiamole così, il Palermo dimostra di essere forte. Perché per stare lì in quella posizione non basta soltanto il bel gioco, perché tu il bel gioco lo puoi trovare una domenica, due domeniche, in funzione anche della squadra avversaria, ma quando tu ci metti il bel gioco, la grinta, la personalità, il carattere e quant'altro, dimostri di avere forza. 33 punti non si fanno, per una squadra che viene dalla Serie B non si fanno così, tanto per fare, si fanno perché si è forti. Punto. Dobbiamo intenderci soltanto sui termini. Se noi intendiamo come squadra più forte del campionato una delle squadre che può arrivare entro le prime 10 posizioni, io sono d'accordo su questa tesi, possiamo utilizzare le parole che vogliamo e poi è una squadra forte. Ma l'intenzione con cui Cesare, io mi permetto di chiamarlo Cesare perché è uno che parla sempre, signor Cesare, diciamo, dai, ogni volta di casa, telefona e dice che il Palermo è una delle squadre più forti del campionato, ritengo che lo abbia detto nella dimensione in cui dire: tu vuoi fare la radiografia al campionato? Allora prendi la Juventus, prendi la Roma, prendi la Fiorentina e ci metti il Palermo accanto. Ecco, in questo senso io dico che quelle squadre hanno qualcosa in più, anche in termini di personalità, anche in termini di altre situazioni. È chiaro che il Palermo e cresce dalla Serie B, ha fatto dei grandissimi progressi, l'ha riconosciuto lo stesso telespettatore. Allora in questi termini io dico che il Palermo è la squadra più simpatica, certo, in questo senso, più divertente, più bella. Utilizziamo qualunque aggettivo vogliamo. Poi se vogliamo dire una delle più forti del campionato, certo, ha fatto dei risultati con tutti, però per esempio ha vinto col Milan, ha perso con l'Inter, ha perso con la Juventus, ha qualche altra sconfitta, ha perso con l'Empoli, per dire. Ma non è questo il discorso. Il Palermo se la può giocare con tutti, può vincere da tutti, può perdere da meno di tutti, perché in effetti un suo valore, un suo grande valore ce l'ha. Mi pare che ci sia una telefonata ancora in linea e io direi di chiudere così, perché poi vorrei che Alessandro, se c'è, è arrivato Benitez? Benitez è arrivato. E allora noi prendiamo la telefonata perché diamo spazio prima al telespettatore e poi ascoltiamo le dichiarazioni di Benitez. Pronto? Buonasera. Salve, prego. Buonasera. A proposito di Benitez, volevo dire che ho sentito l'intervista rilasciata da Sky. Il signor Benitez probabilmente avrà visto un'altra partita, che mi dice fino al momento del gol del Palermo aveva avuto in mano il gioco il Napoli. Solamente gli episodi hanno causato la sconfitta del Napoli. Mi sa che proprio o di calcio non ne capisce nulla o passeggia solamente per la sua squadra. Ridicoli, certe volte sono ridicoli. L'altro giorno ho sentito pure il signor Mihajlovic, il quale ha detto che la Sampdoria nelle due partite tra andata e ritorno ha dominato. Mi sembra che all'andata abbiamo pareggiato, perso due punti all'ultimo secondo. Al ritorno non parliamo del gol che ci hanno annullato. Mi sa che questi allenatori non sono in grado di essere un po' obiettivi su quello che vengono. Riguardo il modulo schierato stasera, dobbiamo ringraziare il signor De Pelà che all'ultimo, per un problema non so influenzale, non è stato schierato. Questa difesa a 4 ha, secondo me, giovato al Palermo, preferibile a 5. Per quanto riguarda il discorso di Dybala sul rinnovo contrattuale, direi al signor Zamparini anche di adeguare il contratto anche a cifre superiori, tanto non ci sono problemi di vendita, anche se resta un altro anno può solamente guadagnare, non è un problema secondo me di ingaggio. Questi giocatori fanno bene alla nostra, non si sa mai, vederlo un altro anno nel Palermo potrebbe solamente aumentare il suo valore e farci un po' felici a noi tifosi.
Grazie anche perché Grazie. Siamo in chiusura. In effetti dice una cosa, io tralascio quello che ha detto prima perché ne abbiamo parlato e sono delle cose interessantissime ma già discusse, mentre quest'ultima situazione pone un nuovo problema. Lui dice giustamente, tu hai Dybala, Dybala vuole che so 2 milioni l'anno, intanto tu gli fai firmare il contratto, tanto non te lo tieni. È vero questo, è verissimo, se non ci fossero di mezzo gli imprevisti delle situazioni e se poi non ci fosse un discorso autenticamente, diciamo, di opportunità e morale nei confronti degli altri giocatori, perché tu non puoi dire il nostro tetto è per i top player e tanto e poi sconfessare il tuo operato certo. perché hai un interesse diretto su Dybala. La verità è che lì su Dybala ci sono delle cose poco chiare, ci sono delle situazioni pregresse che bisogna chiarire, ci sono delle prese di posizione da parte del giocatore, probabilmente dei suoi familiari, dei procuratori che bisogna guardare attentamente e soprattutto c'è una presa di posizione del Palermo che ovviamente non può andare oltre certe cifre. È una situazione complessa, però chissà che non possa essere quella che dice il telespettatore la soluzione dei guai sul caso Dybala. Allora, arriviamo... Alessandro, è vero il discorso che ha dato di cervello un po' Benitez su quello che erano le sue dichiarazioni su Palermo-Napoli? Più di un po', in verità, perché a parte la dichiarazione sì. che ha detto abbiamo perso, ma abbiamo dominato nel possesso palla e nel gioco. Bene, complimenti. Ma diciamo che già questo è opinabile di, sé di per sé. E poi un'altra che io non ho capito e dice per fortuna il mio staff prepara bene le partite, sapevamo che il Palermo poteva giocare con la difesa a 4, prima di scendere in campo abbiamo visto che si schieravano e ci siamo mossi di conseguenza. Quindi erano pronti. Ma sai Alessandro, io penso che il tempo a nostra disposizione sia finito e io chiudo qui dicendo che veramente mi vergogno di certe dichiarazioni, mi vergogno che le situazioni debbano essere commentate in questa maniera. C'è un allenatore che ha grande esperienza, che ha grande popolarità, che ha vissuto il calcio a livello internazionale e doveva dire soltanto oggi non siamo entrati nemmeno in campo, complimenti al Palermo e basta. Che il Napoli, che questa squadra costata fior di milioni e di miliardi, debba, mi riferisco alle vecchie lire, debba oggi pietire per farsi perdonare una giornata storta, insomma... Mi pare veramente il caso, mi sembra un caso assolutamente inaccettabile. Tu l'avevi detto che ti stava antipatico. Dopo sì. questa dichiarazione. Sì, oggi l'antipatico non sono io, ma è il signor Benitez, perché direi. Certe cose non stanno né in cielo né in terra. È il Napoli che doveva copiare il Palermo. Il Palermo è riuscito ad imbarazzare il Napoli nella maniera più incredibile possibile. Sì, in squadra, in campo c'era una sola squadra, era il Palermo e io faccio un applauso al Palermo per quello che ha fatto oggi. Vabbè, allora ci vediamo la settimana prossima. Grazie di tutto, grazie Salvatore. Grazie a voi, arrivederci. E buona serata.